Salve e bentrovati. La settimana si apre con una netta prevalenza di acquisti, come d'altronde si evince anche dalla nostra mappa del mercato. Il grafico del FTSE MIB infatti mostra come il nostro indice sia rimasto in territorio positivo praticamente per tutta la seduta. Dopo circa un'ora di contrattazione c'era stato un riavvicinamento, un avvicinamento alla parità, cancellato poi dai rialzi della tarda mattinata. La variazione supera il più 1, proprio come nel caso del DAX, altra piazza che ha avuto un altro andamento grafico piuttosto similare. Buona partenza anche per quanto riguarda il Nasdaq a Wall Street, mentre il Dow Jones ha avuto una partenza sì positiva, ma con il freno a mano abbastanza tirato, perlomeno per il momento. I conti del primo trimestre spingono al rialzo Amplifon, che chiude in vetta al listino milanese con un brillante più 4,60%. Leonardo la trimestrale la comunicherà invece dopo il CDA di domani, nel frattempo però fioccano gli acquisti. Progresso simile, vicino al più 3, anche per Intesa San Paolo. Buone note, poi arrivano anche da Pirelli con il suo più 2,30 e da Banca Popolare di Sondrio più 2,17. Un solo titolo accusa una flessione superiore all'1%, stiamo parlando di Brunello Cucinelli, che già nella scorsa seduta era stato maglia rosa, mentre oggi, appunto, come vediamo, è il peggiore di giornata. Il Forex con euro-dollaro che non si discosta più di tanto dai valori di venerdì, anche se per ora rimane in leggero vantaggio. Discorso simile, ma con percentuale opposta per l'euro-sterlina, che appunto è in leggera perdita sin dalla mattinata. Le preoccupazioni per un possibile intervento del governo giapponese fa salire notevolmente la moneta unica nei confronti della divisa nipponica. Ed ora spazio all'analisi del giorno a cura del trader Pietro Ospite Riglia. delle interviste di TraderLink di oggi, Pietro Riglia, trader indipendente, ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari. Daremo insieme a lui uno sguardo agli indici. A te la parola. Ciao Rossana, buon inizio di settimana a tutti e dobbiamo dire che la nuova settimana si apre all'insegna, possiamo dire, degli acquisti per quanto riguarda i mercati europei che hanno chiuso la scorsa settimana in territorio negativo, a differenza invece dei mercati americani e che hanno usufruito del buon dato, dal deludente dato arrivato all'occupazione americana, però che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la Federal Reserve, in quanto con la discesa dei nuovi buste paga nel mese precedente si potrebbero appunto, sono aumentate le possibilità di un taglio dei tassi di interesse prima delle elezioni presidenziali, cosa che il mercato non scontava una settimana fa. Quindi in questo contesto i mercati europei oggi inaugurano al rialzo, Piazza Affari ritrova la soglia importante dei 34.000 punti e per evitare che quella fase corretta appunto che abbiamo visto e che è partita durante le settimane passate possa andare a spingere i prezzi in direzione dei minimi degli ultimi 2 mesi, dalle 33.300 punti. Ricordiamoci che sotto questi livelli si aprirebbero le porte per un test sui 33.000 punti. Ricordiamoci che questa settimana sarà una settimana scarna di dati macro e apriamo solo l'indice PMI dei servizi europei che è arrivato durante la mattinata, il risultato sopra l'attesa degli analisti, quindi questo senza dubbio è un buon dato che arriva dall'economia europea, e mentre poi avremo la fiducia del Michigan e le vendite al dettaglio per quanto riguarda la Cina. Il focus, non dobbiamo dimenticarlo, rimane sempre rivolto verso le banche centrali, ma insieme alle banche centrali in tema di tassi di interesse troviamo sempre le rinnovate tensioni geopolitiche sia in Medio Oriente che per quanto riguarda il fronte Russia-Ucraina. Quindi andiamo a vedere in questo contesto quali potrebbero essere i titoli interessanti sia sulle blue chip 40 che sulle mid cap. Ricordiamoci che parte la stagione delle trimestrali e andrei a guardare il titolo UniCredit, perché domani, prima dell'apertura dei mercati, la società, il gruppo bancario, presenterà i dati del primo trimestre. Quindi massima attenzione ai primi livelli supportivi, 33,40. La volatilità sarà sicuramente in aumento. La tenuta di questi livelli potrebbe rappresentare una buy opportunity con target posti sui top degli ultimi anni, l'area dei 35,70, 35,80, e sempre in tema di trimestrali continua a soffrire, nonostante il rimbalzo odierno, il
titolo Stellantis, che ha perso durante la scorsa ottava alcune trend line ascendenti importanti, e farei ora e guarderei con massima attenzione il ritorno sui primi importanti supporti minimi del 2024, l'area dei 19,10 euro. Ed infine il titolo STM, anche qui è un titolo che sta rimbalzando ma in scia anche al rimbalzo di Apple che abbiamo visto a Wall Street, ricopertura del gap down aperto nella giornata del 2 di maggio in area 37,55-37,60, la ricopertura, e lasciandosi alle spalle questi livelli, questo recupero potrebbe proseguire in direzione delle prime importanti resistenze poste in area 38,90. Solo sopra questi livelli potremmo avere allunghi in direzione dei top del mese di aprile, l'area dei 40,30 euro. Quindi questi in poche battute l'analisi odierna sul nostro indice e i tre titoli che potrebbero risultare interessanti nelle prossime giornate. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per tutte quante le indicazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. L'edizione di oggi termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a domani per ulteriori aggiornamenti. Arrivederci.